Prego, Carlo. La vostra è una serie fatta di dualismi che poi esplodono in questa città palazzo che li custodisce tutti quanti e che secondo me sono rappresentati alla perfezione dal biondo e dalla nera. Quanto è impegnativo ma anche divertente costruire due personaggi che portano dei temi così profondi, però poi hanno delle perle di appunto di scoppi di risate. Io guardando i primi due episodi mi sono trovata più volte a ridere quando entravano in scena loro. Bene, questo è bene. Ma è impegnativo, è più divertente che impegnativo. Cioè, sono due personaggi che abbiamo amato il biondo anche per come poi si è interpellato Giulio, per come è venuto. E quindi c'è proprio naturale, nella seconda stagione, ampliare un po' il suo spazio e mettergli accanto un alter ego dialettico all'altezza, che essendo poi Laura Morante ad interpretarlo, chiaramente è all'altezza. Però quindi più che impegnativo, molto ci siamo divertiti. Poi nella voglia di fare comunque una seconda stagione dove in qualche modo tentassimo una crescita rispetto alla prima, perché non è che puoi rimanere sempre sul livello di quello che hai fatto, devi cercare di usare, devi usare di più, perché noi se non usiamo e non rischiamo, ovviamente ci annoiamo, come dice Valerio, e quindi in questa grande scommessa non potevamo che esplorare di più il sovrumano. E perché il 3-7? Per i riferimenti alla cristianità, quindi bisogna mettersi seduti a croce, il 3 che è il numero divino, o perché siete bravissimi e volevate. Bah, io perché ci giocavo è una delle prime cose che mi ha insegnato mio padre, quindi solo quello. Poi sì, abbiamo cercato poi giocando anche lì Però non con puoi svelare Valerio. tutto, De devi dire che in realtà c'è un motivo profondo. Raccontate, cioè. Vabbè, ho capito, è un Però è motivo una cosa profondo, bella comunque che nasce. c'è il personale, C'è il scherzo. personale. E, credo che il romano sia un elemento fondamentale di questo racconto, cioè senza il romano molta della forza di Christian secondo me cederebbe. Siete d'accordo su questa cosa? Totalmente. Da non romano, quindi da in qualche modo da primo spettatore esterno di Christian, posso dirti che i copioni scritti da Valerio e da tutta l'altra scuola di scrittura, cioè non in romano non avrebbero reso, ma perché il romano ti permette di sintetizzare con un dittongo un concetto che in base a chi lo dice e come lo dice diventa una cosa magnifica e poetica. Quindi tutta la tradizione della commedia all'italiana è legata comunque a un mondo romano, romanesco, dove Christian attinge profondamente. C'è una tradizione, un legame rispetto al passato. No, guarda, vado oltre, soltanto una cosa a cui tengo, nel senso che non sopporto la fiction, i film scritti, recitati in un italiano che poi non è reale, non è, quindi al di là del romano, è proprio penso la cadenza dialettale, se non il dialetto stesso, fa parte della nostra cultura e credo che dia verità in qualsiasi latitudine, longitudine, non solo a Roma. Cioè, se pensiamo ai grandi del nostro cinema, io ovviamente penso a Sordi e Manfredi, ma posso dirti da Tognazzi, Gassman e gli altri, come se gli togli quella cadenza, perdi tanto. Ma anche i non romani, Ma cioè anche non romani. nord, sud, comunque avere il proprio, cioè padroneggiare un accento che sia il tuo o non sia il tuo, perché comunque un grande interprete riesce a muoversi interpretando nord e sud facilmente o con difficoltà, ma ce la fa, ti porta a non avere carattere, nel senso che non hai una personalità. Non avere personalità è il nulla, è inutile, è noioso. Non è vero. Grazie mille per il vostro tempo. Prego, Grazie. grazie a te.